Benvenuti a Box Salute. Come già saprete sicuramente stasera ci occuperemo di fegato, questo nostro organo che occupa un discreto spazio nella parete addominale e che grossolanamente può avere la forma di un triangolo e può arrivare a pesare un chilo e mezzo. Ma la cosa più importante è che il fegato è veramente una fucina. Si dice che a lui dobbiamo anche non solo la nostra salute ma la nostra energia. Però il fegato è sede anche di sentimenti non proprio buoni. Dicevano gli antichi che riceve la forza, la rabbia, l'invidia. E quindi, non so, chiederemo proprio a lui, il nostro grande esperto, il dottor Piero Mozzi, se potrebbe corrispondere a verità. Certo che il fegato svolge un lavoro quotidiano molto, molto impegnativo, perché deve purificarci, deve sgrezzare diciamo, il nostro sangue e poi anche aiutarci a digerire e a costruire anche delle sostanze nobili. Quando il nostro fegato incomincia a risentirne o va incontro anche a delle patologie acute, allora sono veramente dolori, ma noi questa sera cercheremo di trovare delle risposte sul perché ci si ammala, sul perché questo organo può presentare delle patologie più o meno ricorrenti. Guardate che nel mondo sono veramente un flagello, e trovare i veri nemici e Soprattutto insieme eh, trovare la strada giusta, percorrere la strada giusta per riacquistare la salute. Eh, persona di fegato ti riconosci? Dio, non sono un cuor di leone, però diciamo che ci e vuole. Sei, ci vuole ci e stai attento al tuo fegato? So sono tu, sono traballante, tanti, sono arrivato traballante, qui con sono, gli esami freschi. Sono, sono, gli ho fatto vedere gli esami freschi subito al <ride> sì, sì. dottor Mozzi stasera perché ho qualcosina da, allora, da regolare. Mi interessa anche a te. D'altra parte <ride> molto, molto. le nostre trasmissioni so che interessano a molti, ci confortate con una presenza sempre più numerosa. Quindi da subito vedete inquadrata la nostra segretaria di redazione, Carlotta Chiappani. Buonasera. E sapete che potete incominciare a prenotarvi da subito con le vostre telefonate. Piero, perché hai scelto così, senza i dubbi che di solito ci assalgono nel, nel mese di intervallo tra una trasmissione e l'altra? Perché hai scelto e hai detto, eh no, ci occupiamo di fegato, è necessario, è, sì, ma... è il momento del fegato. Ma perché vedo che sono proprio in grande aumento, soprattutto certe patologie toste, tremende, come i tumori del fegato e, e quindi ho detto ma proviamo a fare una, una serata proprio come unico argomento al fegato eh, perché magari merita eh, di, che ci concentriamo e diamo alcune dritte alle persone in modo che sappiano come possono ecco, prevenire oppure che se hanno certe patologie come possono eh, curarle rapidamente e vedere di sistemare le cose perché forse ne avevamo parlato un po' insieme alle altre patologie dell'apparato digerente, eh. però lì erano mescolate le patologie del fegato insieme a tutte quelle del colon, dello stomaco, e invece adesso magari... Quindi vediamo questa sera un po focus proprio sul sì, fegato. Sì, sì, sulla, E ovviamente eh. anche sui dotti biliari, che a volte sono interessati da, dai calcoli e sì. dalla cistefelia, che è in stretta... Eh, come posso dire, po che evoluzione. lavora in sinergia con, con il fegato. E, dunque, noi andremo in un campo vastissimo, però quello delle patologie, anche per orientare la nostra Carlotta, che deve raccogliere le testimonianze. Quindi, passeremo dalle patologie, quelle di tipo infiammatorio, che sono mm, le epatiti, epatiti, che sono di ancora genere, esatto, A, B, C. causa C. veramente di, di numerosi morti. Poi si dice che le epatite non curate possano degenerare e In portare tumore. al tumore a distanza di, di parecchi anni dall'esordio. E poi naturalmente, come diceva il dottor Piero, ci sono sempre più prepotenti i numeri sul, sull'epatocarcinoma. Sono vari i tipi di cancro, ma il più diffuso è quello. Sì, e come sede secondaria di, eh, di formazioni tumorali che magari partono... Partono dal seno per le donne partono dalla prostata negli eh, uomini sì. e poi finiscono con interessamento epatico certo. come seconda sede. E quindi. Eh, sono Il fegato ha di buono, però, di... Piero, se mi sono informata bene, se ho letto bene, che ha delle cellule tutte uguali che sì. hanno anche la capacità di rigenerarsi in fretta. Per sì, cui sì, se infatti... noi lo rispettiamo, gli diamo una piccola chance e non arriviamo. Al famoso punto di non ritorno, tutti magari stanno pensando alle cirrosi, che sono poi tra le malattie quelle più gravi del fegato. Lì addirittura il tessuto muta e quindi si va incontro proprio a, un, a quasi un'incapacità proprio sì, di, di, di funzionare, muoiono, okay. di svolgere. Però dicevo se si è bravi a recuperare in tempo il fegato ci dà una mano. E paradossalmente quello che può aiutare al fegato è anche usare pochi farmaci, perché sono tra le prime cause di, che danneggiano il, la buona capacità di, di funzionare del fegato. E ovviamente al primo posto, ma lo dicono anche i medici tradizionali, c'è il nostro stile di vita: l'alimentazione. E l'alimentazione, <ride> che se ne dica. Ma infatti, se si lasciasse lavorare, no? come dice. Lasciateci lavorare, no? alcuni lo dicono gli esseri umani, soprattutto magari quelli della politica, ecco, ma se si lasciasse lavorare il fegato in pace, non lo si intossicasse, probabilmente il fegato sarebbe in grado di rigenerarsi, è tutto lì, senza bisogno di, fare, di arrivare addirittura al trapianto, come oramai è una tecnica che è stata messa a punto da un po' di anni insomma è abbastanza anche diffuso il trapianto. E', e tutto lì la questione, è, adesso eh, siamo in giornate dove è esploso un po' la, la questione delle cellule staminali, no? in proprio... Sono arrivati i ferri corti, il ministero e quella società... La Stamina eh, che, Foundation. Che, che, sì, Dobbiamo che proprio a Fabrizio ecco, un eh. servizio diretto con tutti i protagonisti delle terapie di stamina. Bello segnalo perché è stato... Che se ehm, il fegato si rigenera da sé è a posto, come tutti gli organi. Se si rigenerano da sé sono a posto per sempre. Se invece pensiamo noi di andare con le nostre nuove cellule staminali a, a cercare di rigenerare gli organi, nel giro di poco tempo la patologia annienta anche le nuove cellule staminali. Quindi, ecco. Così. Eh. E invece bisogna proprio di questa cosa. Però, concettualmente, ecco: una domanda che ci hanno fatto in redazione sì. proprio in eh. questi giorni ma che è, è arrivata anche, ci è stata segnalata anche dai telespettatori. In che posizione ti trovi rispetto a, esatto, e An alla terapia, terapia, terapia di stamina? Che... Ah, l'ho già, ma io l'ho sempre detto. Come vengono annientate le cellule originarie, se non si capisce la causa, vengono a maggior ragione vengono annientate quelle che sono trapiantate. O si capisce la causa di una patologia e allora l'organo, gli organi si sistemano da sé, che sia il fegato, il rene, la milza, il pancreas, tutto quanto si rigenerano da sé. Altrimenti come vengono distrutte le cellule che noi abbiamo in dotazione dalla nascita, ancora più rapidamente e più terribilmente vengono distrutte quelle che noi trapiantiamo per rigenerare gli occhi. Ora eh, Piero io non sono un biologo sì. e ho cercato di interessarmi sì. proprio perché ho trattato l'argomento, però da quello che mi è stato spiegato e da quello che penso di aver capito io, eh, le cellule staminali funzionano come delle cellule, diciamo, chiamiamole di classe A, di serie A, sì. che arrivano eh, sul luogo del delitto, Beh, chiamiamolo sì. così, e hanno sul la luogo, capacità. Sul... Sono luoghi del, del disastro, e hanno la capacità, diciamo, di rigenerarsi, di rigenerare i tessuti e di cacciare le cellule, eh, o comunque di eliminare. Le altre, da quello che io ho capito e da quello sì, che mi è stato spiegato, sì. magari, ripeto, alcuni, non sono né un medico né un biologo, sì, sto chiedendo a un di medico, questi bambini eh, che tu hai visto, hai conosciuto visto, le sì, loro famiglie, eh. sono bambini che hanno avuto un danno al momento della nascita. Piuttosto magari, che eh, ci sono, cioè Non è solo l'asma 1 come eh, si crede, allora. sono tante eh, malattie, tante patologie, tante anche mh, così, eh, casi casistiche che presentano anche un diverso tipo di, 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 di casi. Sono malattie rare malattie, comunque. Sono malattie rare. E da quello che si evince dalla da sperimentazione che stanno facendo su questi primi 40, per ora si sono avuti solo dei miglioramenti, non dei peggioramenti. Poi, io ripeto, non sono né un medico né un biologo. Per Possono cui... funzionare se intervengono le cellule staminali su un danno esterno, tipo... Una, un problema che riguarda, non so, l'acute, o via dicendo, dove c'è stato un danno causato dalla, da acidi, da fiamme o via mm. dicendo. Ma quando c'è in ballo una patologia, una malattia, per cui dietro non c'è un fatto accidentale o incidentale che si vuole, ma c'è un qualcuno che distrugge quelle cellule, qualcuno, un qualcosa che parte dall'interno. Se non si rimuove la causa, magari lì per lì funzionano, ma non va avanti molto. È come la storia degli organi trapiantati: vanno avanti per un po' e poi vengono, vengono distrutti. Perché è il sangue, è lo stato di intossicazione che va ad agire sulla distruzione dei tessuti, delle cellule. È quello che devono capire, che la ricerca deve essere indirizzata. Prima di tutto sul capire il perché è avvenuta quella patologia, quella malattia. È tutto lì. Questa è la chiave di volta della, per impostare un discorso di medicina seria e che porti veramente alla guarigione delle persone, dell'individuo. Se no, si va solamente incontro a una grande speculazione, a un grande dispendio di risorse economiche, di, di illusioni, soprattutto. Guardate, come il pancreas. Ma cosa pensate? Le cellule staminali per rigenerare le isole dell'Hangerans, eh, perché così producono insulina nuovamente. Ma no, cosa pensate? Che durino tanto? Ma se uno continua a mangiare la causa che l'ha portato al diabete, di tipo, di tipo 1, altrettanto rapidamente verranno distrutte le cellule che sono state trapiantate. Ancora più rapidamente. Non è facile però anche capire la, la causa di certe... Malattie che, che sono Adesso a me è trattate, capitato di, di vedere però... un caso di una bambina che per una, un parto molto difficile, diciamo, eh, è rimasta senza respirare per 17 minuti e eh, l'hanno recuperata in qualche modo. Con un danno con neuro neurologico. Danni neurologici sì. mostruosi. Ora, sì. questa bambina qua è in attesa di poter accedere a queste cure che tra l'altro proprio in questi giorni eh, sono state sospese dal ministro Lorenzino. Quindi lo ricordiamo, sì. c'è stato anche questo passaggio proprio che... Eh, però loro dicono, dal eh, essere in queste condizioni al fatto che comunque... essere in queste condizioni per una questione che non è eh, in questo caso patologica eh, dovuta a una, eh, che so, a, un, a una malattia tipo so, un'epatite piuttosto che all'asma 1, che è comunque una malattia genetica. Purtroppo è rimasta in queste condizioni perché non ha respirato per, per 17 minuti, e è stata in asfissia per il Natale. Cioè, in questo caso loro dicono: Sappiamo benissimo che non tornerà normale però il fatto solo che queste cellule magari le permettano di declutire. E di, di respirare muover, autonomamente, di, insomma. E muovere. Io... Perché non coltivare questa speranza se c'è? Cioè, riporto diciamo, eh, il sentimento Senza... di questi genitori che giustamente certo. sono disperati. Senza mettere in discussione che... quello che hai detto, Piero, perché giustamente per la maggior parte delle malattie... La medicina tradizionale si dimentica di andare proprio all'origine del problema. La causa. E quindi questo. Intanto, è... ti faccio questo caso per darti un'idea. In questi casi, questi casi, se la medicina ufficiale fosse attenta a questi casi. Non, non si ci si arriverebbe. Non ci si arriverebbe. Eh certo, certo. Lì non è no, un errore perché... medico no, fatto no, da chi ha no, fatto la problema. No, non l'errore medico. C'è cioè, un errore di lì chi? Lì il problema sono stati gli ultimi mesi della gravidanza gli ultimi mesi della gravidanza, dell'alimentazione della madre che ha portato a quel disastro. È questo che non hanno ancora capito. Che per completato. prevenire, per prevenire i, danni, i danni al momento del parto bisogna lavorare molto sull'alimentazione delle mamme, soprattutto negli ultimi mesi. Anche è lì è la questione che devono capire. E se non lo capiscono questi casi con i disastri alimentari che ci sono in ballo, con i disastri dello stato di salute delle, delle giovani donne, delle nuove mamme, continueranno ad aumentare. E dove andiamo a finire poi? Apriamo un discorso tremendo e terribile, che è meglio che, che non l'affrontiamo. Io sarei di tutt'altra, di tutt'altra proprio opinione. Ah sì, e anche prenderei tutt'altro indirizzo. Ne abbiamo appena parlato poco fa eh? sì, sì. di quello che si investe per tenere in vita i morti Paterale. e per lasciare morire quelli nel pieno delle forze loro vita. ciò che è la natura, ciò che contrasta con la legge fondamentale della natura, la selezione naturale. È un discorso molto crudo, aspro che si può, che può aprire, può aprire delle porte tremende e terribili. Ma questa è la legge della natura. E qua in Occidente stiamo facendo tutto l'opposto. Si lasciano morire persone nel pieno della forza, del vigore fisico e tutto quanto e teniamo in vita i morti. Eh? Piero, dobbiamo rispettare una pausa pubblicitaria sì. e quindi... Eh, avvisare i nostri telespettatori che Carlotta esatto, esatto, raggiungerà la, la postazione telefonica. Il numero è 0291 22 0098. Subito alla riapertura dei lavori, tra qualche minuto, eh, parleremo dei nemici della salute del fegato. Quelli comunemente noti sono, sono pochi, il fumo e soprattutto l'alcol. Infatti noi... Come paese paghiamo un tributo piuttosto salato per i nostri, mi pare di aver letto, 14-15 litri di vino pro capite ogni anno. Ma non c'è solo il vino, c'è la birra e molti superalcolici e molti drink che oggi vanno assai di moda tra i giovanissimi e soprattutto tra le giovanissime. Quindi vi aspettiamo per individuare anche negli alimenti quello che ci può realmente danneggiare.